Ciao, oggi voglio parlarti di un accessorio economico e molto utile per la cottura delle torte. Ora iscriviti al canale e partiamo subito con il video. Si tratta di uno spillo di fondicalore che ha una doppia funzione. Ti permette di cuocere perfettamente pan di Spagna e torte di dimensioni superiori a 30 cm di diametro e ti permette inoltre di preparare torte diminuendo sensibilmente la formazione del cupolino al centro della torta. Partiamo dalla prima funzione mostrandoti come abbiamo testato lo spillo di fondicalore. Abbiamo preparato un pan di Spagna a massa media secondo la ricetta classica con 10 uova. Per avere più informazioni sul pan di Spagna, la ricetta e il video passo passo, lasciamo il link alla fine del video e in descrizione. Quando prepariamo dei pan di Spagna o altri impasti di grandi dimensioni, è sempre un problema avere una cottura uniforme in tutti i punti e soprattutto al centro della torta. Lo spillo metallico cattura il calore e lo diffonde al centro della torta, assicurando una cottura uniforme e molto più rapida. Ad esempio, senza spillo, il tempo di cottura per questa dimensione è di circa 90 minuti. Con lo spillo bastano 45 minuti. Ed ecco il risultato del pan di Spagna pronto per essere tagliato a dischi e farcito. Se vuoi acquistare lo spillo di fondicalore, trovi il link in descrizione. Come vedi, utilizzare lo spillo è molto semplice. Basta posizionarlo al centro dello stampo per torte prima di versare l'impasto. Abbiamo anche provato un impasto classico al burro, la torta paradiso, che presenta sempre alla fine della cottura la cupolina al centro. Anche per la torta paradiso trovate il link alla fine del video. La cupolina si forma perché, mentre la parte esterna del dolce riceve più calore e si cuoce prima, la parte centrale non è ancora cotta e quindi continua a lievitare. Usando lo spillo cattura calore, la cottura è più uniforme e quindi i bordi della torta saranno più alti e la cupola appena pronunciata. Questo è importante soprattutto se vogliamo tagliare la torta a dischi e quindi farcirla e decorarla. E così invece si presenta la torta paradiso cotta senza lo spillo cattura calore. Come vedete, la parte centrale è più alta e i bordi più bassi. Spero che questo video ti sia stato utile. Condividilo, clicca mi piace, iscriviti al nostro canale YouTube e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Se vuoi suggerirci altri argomenti di cui parlare, se hai domande o vuoi lasciare un saluto, scrivi un commento qui sotto. Grazie e ci vediamo venerdì alle 16.